Facciamo un bilancio 2011 sui rifiuti. L'occasione del rapporto rifiuti 2011 è un'occasione importante e ci dà la possibilità attraverso questo strumento che nel dettaglio descrive e ci fornisce un quadro conoscitivo sul ciclo integrato dei rifiuti, un'occasione appunto per fare una valutazione. Per questo abbiamo ritenuto opportuno anche socializzarla con tutti i soggetti che nel territorio sono coinvolti appunto nella fase di gestione, produzione e raccolta, nelle varie fasi insomma del ciclo dei rifiuti. Da questo emergono dei dati importanti, uno fra tutti il nostro sistema mantiene il risultato di essere autosufficiente, cosa che intendo sottolineare perché alle volte noi siamo abituati a dare questo risultato per scontato, visto che è un dato oramai consolidato nel tempo, ma che basta allargare lo sguardo fuori dal nostro contesto per capire che è, come dire, un risultato assolutamente non scontato, tant'è che molte realtà appunto non raggiungono questo livello, che a mio avviso è il punto di partenza per poi poter ragionare su come migliorare le prestazioni del sistema stesso. All'interno di questo emerge a mio avviso anche, come dire, una reattività positiva del nostro sistema di gestione, in quanto vediamo che rispetto a il trend in qualche modo sembra risentire anche degli effetti della crisi, per cui di fronte a un aumento della produzione di rifiuti oppure a una riduzione della produzione di rifiuti, la percentuale della raccolta differenziata cresce di più dell'indifferenziato nel momento in cui aumenta la produzione totale e diminuisce di meno nel momento in cui la produzione totale appunto diminuisce. È un'occasione importante anche per fare un po' il quadro aggiornato rispetto a quelli che sono i risultati conseguiti attraverso il bando con il quale noi abbiamo erogato risorse per le misure di riduzione e prevenzione dei rifiuti. Voglio citare un dato in maniera particolare. I progetti installati, si tratta appunto dei fontanelli per la distribuzione dell'acqua, al 31-12-2010 registrano una distribuzione di circa 5.900.000 litri di acqua. E se facciamo un dato approssimativo, ovvero una stima considerando l'utilizzo come contenitore di una bottiglia da 1,5 litri, significa che abbiamo evitato circa 3 milioni di bottiglie. Sono dati importanti, nel suo complesso tutti i progetti appunto ci dicono che sono state ridotte circa 339 tonnellate di rifiuti appunto evitati nella nostra realtà, e questo è un ulteriore elemento di stimolo. Molti progetti sono stati attivati grazie al bando, altri progetti sono stati attivati grazie alla spontanea e libera iniziativa da parte delle amministrazioni comunali. Facciamo un focus anche sui rifiuti speciali. Noi vediamo che all'incirca i rifiuti urbani sono sui 180.000 tonnellate all'anno, nell'anno 2010 gli speciali sono circa 463.000 se consideriamo i dati certificati all'anno 2009. Dico questo perché, come abbiamo già fatto quando ci siamo confrontati con la tematica dei fanghi da depurazione, credo che oggi, come dire, noi lo abbiamo già ribadito anche con un ordine del giorno del Consiglio provinciale, quando trattiamo i rifiuti speciali a mio avviso è necessario che il legislatore si faccia carico per alcune tipologie di introdurre il principio di prossimità, quindi di introdurre il sistema di gestione degli speciali sotto un maggiore controllo del pubblico, come avviene appunto con i rifiuti solidi urbani. È anche occasione per rilanciare insomma la presentazione del rapporto 2011 sui rifiuti, e la nostra intenzione è farlo anche annunciando un po' una proposta relativa alla predisposizione di un regolamento da fornire ai comuni che lo possono recepire, in cui diciamo utilizzare ulteriori strumenti di supporto per migliorare i dati della raccolta differenziata, strumenti che possono vedere anche l'introduzione di elementi di premialità o di penalizzazione rispetto ai rapporti, alle pratiche più virtuose.